Nella seduta dell'11 marzo il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla montagna che interessa 532 comuni piemontesi su 1206 e circa 800.000 abitanti. Con la nuova norma i comuni montani che hanno territori contigui, aggregandosi tra loro, costituiranno le unioni montane per esercitare alcune funzioni tipiche previste dalla legge, dalla tutela del territorio ai servizi scolastici. Oggi approviamo una legge molto importante, quella sulla montagna, il passaggio dalle comunità montane alle unioni montane, un passaggio molto importante non solo di denominazione ma un passaggio di contenuti, cioè le unioni montane avranno molte deleghe, potranno organizzare in modo diverso i comuni e soprattutto potranno dare una risposta efficace ai cittadini della montagna. È una buona legge per tre ragioni. Primo, perché individua gli strumenti con i quali fare una politica per la montagna nelle unioni montane, che saranno soggetti che hanno funzioni e competenze in materia di politica di sviluppo per la nostra montagna. Dovranno agire su un territorio più ampio, delle piccole unioni dei comuni e dovranno soprattutto avere anche la possibilità di fare politiche su aree omogenee. Questo naturalmente non basta. Fondamentale è il problema delle risorse con le quali consentire a queste politiche di svilupparsi e la legge, fatto importante, prevede un fondo per la montagna con il quale assicurare risorse certe alle nuove unioni montane.